Adoro il nostro caso della settimana, il nostro giallo artistico. Lo sapete, è un pretesto per altri viaggi, nella storia e nel tempo. Provate però a scoprire chi è il colpevole questa volta. Il nostro viaggio tra piccoli e grandi misteri della storia dell'arte ci porta oggi in un luogo che, agli occhi del turista, di misterioso sembra avere ben poco. Ci porta ad Assisi, nel cuore dell'Umbria. In tutto il mondo, Assisi è sinonimo di pace e ne è emblema e monumento universale la Basilica, uno dei più celebri santuari cristiani. La basilica, che cominciò ad essere costruita nel 1228, appena 2 anni dopo la morte di Francesco, sorge su quello che nel Medioevo era conosciuto come il Colle dell'Inferno, perché è qui che si dava spettacolo macabro con le esecuzioni pubbliche. Ed è qui che, come sfida estrema e definitiva, Francesco, forse il primo santo subito della storia della Chiesa, scelse di essere sepolto. L'uomo ha uno spirito che è il suo tesoro. Ed è questo che noi dobbiamo recuperare, questo tesoro. Il santuario fu tirato su a tempo di record. 2 anni per costruire la basilica inferiore, appena 6 per realizzare la basilica superiore. Poi nel tempo verranno le aggiunte e le semplificazioni a dare equilibrio ad un complesso monumentale che oggi colpisce per la sua armonia, oltre che per la forza evocativa del messaggio religioso di cui è naturale espressione. Ancora di più colpisce però l'intuizione che verso la fine del 200 portò Niccolò IV, il primo papa francescano della storia, ad aprire quello che gli storici dell'arte chiamano il cantiere di Assisi. Noi siamo incrostati di ricchezza e di potere, tu con la tua povertà, con la tua semplicità, hai saputo umiliarci. The grass was greener, the light was bright. È prevalente la tesi che attribuisce a Giotto la paternità dell'affascinante ciclo di affreschi sulla storia di San Francesco che si possono ammirare nella Basilica Superiore. C'è chi invece sostiene che la paternità debba essere attribuita a Pietro Cavallini, grande maestro romano del tempo di cui si può ammirare un luminoso ciclo di mosaici nell'abside della chiesa di Santa Maria in Trastevere. Sono forti i richiami e le analogie tra le due opere, ma più evidente forse è il fatto che il ciclo francescano ad Assisi sia un'opera collettiva, espressione più di un progetto che oggi potremmo definire di comunicazione, che non di una solare illuminazione artistica. Non risolveremo mai il mistero se ad affrescare queste mura sia stata la squadra di artisti e muratori capeggiata da Giotto o quella capeggiata da Pietro Cavallini. Ciò di cui siamo certi è che in questo cantiere voluto da un papa lungimirante, il messaggio di Francesco fu veicolato con una efficacia narrativa straordinaria. Con un'arte in cui gli uomini tornano ad esistere, a provare emozioni, ad esprimere sentimenti, ad essere protagonisti del loro tempo. È la fine dell'estetica bizantina. È l'annuncio del Rinascimento.